l'esigenza che ci costringe tutti a limitare gli spostamenti fa sì che celebriamo questa Via Crucis nella forma cui era stata pensata, ma senza percorrere strade se non quelle della vita spirituale, senza un incontro fisico con le persone, ma certo con una profonda comunione spirituale. Inizia così, come ormai accade per ogni settimana di questa Quaresima così diversa, con i suoi riti senza fedeli e senza mai lasciare Milano, la quarta Via Crucis zonale che l'Arcivescovo guida ancora una volta dalla Cappella Feriale della Casa di Tutti i Fedeli Ambrosiani, il Duomo. E il suo è un invito a vivere, sostando idealmente nella quarta, quinta, sesta, dodicesima stazione, le figure dell'incontro, Maria, Simone di Cirene, la Veronica. Come Simone di Cirene, appunto, un tale che passava, costretto a portare la croce di Gesù, simbolo di tutti costretti in ogni tempo che il Signore incontra. Coloro che sono costretti in carcere, dove in questo tempo la solitudine è particolarmente pesante, ha incontrato coloro che sono costretti da patti scellerati e da avidità insaziabile dentro la malavita organizzata, costretti a fare il male. Incontra coloro che sono costretti, le donne sfruttate, costrette a lavori umilianti, costrette alla prostituzione. Incontra i bambini costretti a lavorare, incontra coloro che sono costretti dalla fame, dalla guerra, dalla persecuzione religiosa a lasciare la loro terra. Per questa umanità diversissima, ma legata da un'unica disperazione, il Vescovo Mario dice di voler celebrare perché giunga a tutti la rivelazione evangelica. Alzatevi dalla vostra umiliazione, voi che siete costretti, umiliati dalla vita, seguite Gesù. Una vita nuova è promessa, una vita nuova vi attende. Poi l'incontro con Veronica, la donna semplice, la cui unica arma è la compassione gratuita. Gesto di compassione. Gli impotenti portano in sé, come tutti, il desiderio di essere felici. Ma chi si interessa del loro desiderio? Sono quelli che non pagano, quelli che non votano, quelli che non sono rappresentati là dove si prendono decisioni. Forse sarebbero capaci di fare molte cose utili o potrebbero impararle, ma chi riconosce il loro valore e le loro potenzialità? Sono donne, bambine, bambini, uomini senza volto, senza lavoro, senza scuole, senza nome, senza potere, non contano niente per nessuno. Come non pensare allora che Veronica, presenza necessaria nella Via Crucis del Signore, si possa essere tutti noi, stando oggi su quella via della croce planetaria che è la pandemia. Anche quando non puoi fare niente, puoi sorridere, puoi compatire, puoi pregare, puoi dire una parola saggia, puoi portare stampato su un panno il volto del Figlio di Dio. Sei Veronica, la donna che rappresenta l'impotenza. Di queste due figure vorrei parlarvi, di colui che è stato costretto, di colei che ha riconosciuto la sua impotenza. Tutte e due hanno incontrato Gesù, hanno incontrato una possibilità di vita nuova.